Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi prosegue la ricerca del nostro bivacco, appunto, dove poter ospitare appunto gli altri ragazzi che verranno su per il nostro weekend. E sono qui in questo magnifico posto dove siamo stati anche questa estate, ma ovviamente la natura cambia in modo incredibile tra le stagioni, quindi questa volta lo vedrete in autunno con i colori dell'autunno e è qualcosa di meraviglioso, di spettacolare. Tante novità vi farò vedere oggi sarà una giornata piena perché ho tantissime cose nuove da farvi vedere e che poi vi dirò bene. E intanto vi faccio vedere gli scenari, i panorami e facciamo l'escursione insieme. Qui è fortissima la brezza che vedete, è un clima anomalo perché è caldissimo, fortunatamente ha piovuto qualche giorno fa, quindi l'acqua comunque da questa cascata non manca mai. Guardate che spettacolo ragazzi. Primo tratto ancora di salita. Ho lo zaino molto carico, anche se questa qui è un'escursione di una giornata. Perché? Perché ho uno zaino nuovo, che poi vi mostrerò, e voglio appunto da usare per le uscite di 2-3 giorni, e appunto voglio provarlo con tutta l'attrezzatura. Volevo valutare la capienza e tutto quanto, quindi lo zaino è bello carico, sacco a pelo, acqua, un cambio, cibo, tutta l'attrezzatura tagliente, e vediamo un attimino anche per valutarlo in modo tale che nella prossima uscita so cosa aspettarmi. Proseguiamo ragazzi, ovviamente per terra c'è tutto un manto di foglie che coprono questi sassi comunque, quindi bisogna mettere bene i piedi perché un passo falso, in alcuni punti c'è anche una specie di gavetto d'acciaio perché comunque scivolando sì, ok, non siamo altissimi ma ci si può far male. E proseguiamo l'escursione, vedete qui già c'è un bello strapiombo e adesso più avanti dovremmo arrivare al punto dove la cascata sfiocca verso il basso, molto bello soprattutto con questo paesaggio autunnale. Vedete qui c'è il lago e questo paesaggio praticamente autunnale che rende ancora tutto più bello. Oggi ci è andata bene perché giornata bellissima, calda in modo anomalo ovviamente, un anno fa qui c'era già la neve, quest'anno invece quasi che non quasi, si può andare a maniche corte. E
un po' preoccupante questa cosa, per quanto oggi, guardate, per quanto oggi ci godiamo il nostro panorama e la giornata, però un po' preoccupante questa cosa. La roccia qui è di tipo granitico, quindi non sono in realtà dolomiti, è di tipo granitico, vedete, zona estremamente apprezzata dagli arrampicatori e dai boulderisti, questa, e ovviamente da chi poi ama anche fare escursioni, trekking in posti un po' meno turistici e più selvaggi. Ci siamo quasi, ragazzi, si inizia a sentire anche il rumore della cascata. Stiamo continuando a salire. Questo è il primo, è uno strappo un po' abbastanza in pendenza, però poi la passeggiata diventa molto più piacevole. Ed ecco, già è cambiata l'aria perché ci stiamo avvicinando alla cascata. Guardate alle mie spalle, paesaggio del lago, bellissimo, e adesso vi faccio vedere la cascata. Guardate che scenari, ragazzi. Dove vi ho portato oggi, ragazzi, guardate, guardate, ragazzi, guardate il vostro indio dove vi porta, guardate. Andiamo più avanti. Guardate il vostro indio dove vi porta. Bello, eh? Eccoci, ragazzi, siamo passati sopra questo pontino. Più ovviamente l'umidità aumenta vertiginosamente stando vicino all'acqua, e praticamente stiamo costeggiando il fiume. Qui sono continue cascatine che si riversano l'una nell'altra. Paesaggio, ragazzi, bellissimo. Veramente, guardate, qui paradossalmente non abbiamo nulla da invidiare
ai grandi paesaggi del nord Europa. Bellissimo, guardate, guardate che scenari, guardate che bellezza. La nostra Italia è così, così diversa e così splendida. Quindi passiamo dal bellissimo mare, ma anche la montagna, viene in mente la Calabria del Sud, la Sila, a questi scenari che è veramente nordici. Quindi veramente tanta 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 roba. Poi questo periodo in autunno è qualcosa, il bosco diventa qualcosa di eccezionale, ragazzi, di eccezionale. Guardate, guardate, guardate questo scenario magico, magico. I miei cani vanno a bere. Guardate che acqua, ragazzi. Grazie a Dio questi sono posti che conosciamo in pochi. Non è il classico posto turistico che vi consigli all'hotel, ecco. Posti che conosciamo veramente in pochi. Allora, ragazzi, qui siamo entrati nella parte un po' più relax del nostro trekking, della nostra escursione. Guardate che bello. Adesso a questo punto noi dobbiamo passare dall'altra parte, perché poi il sentiero prosegue da di là. Qui c'era un ponte che purtroppo è crollato. Guardate anche il paesaggio boschivo, ragazzi. Questa è zona di animali selvatici, anche dell'orso. Qui qualcuno ha fatto un fuoco. Vedete, guardate che bello. Tanto questi due se le danno. Guardate che bello, ragazzi. Oh. Non è escluso che vediamo qualche animale, potrebbe anche essere. Allora, ragazzi, qui siamo giunti nella fase dove dobbiamo guadare il fiume per andare dall'altra parte, in quanto il ponte è stato praticamente è crollato. E adesso andiamo a vedere il punto migliore per appunto guadare questo fiumiciattolo, grazie a Dio, nella sfortuna di un anno con poca pioggia, però almeno passare dall'altra parte dovrebbe essere abbastanza fattibile. Andiamo a vedere.
Guardate che acqua è trasparente, bellissima. Guarderemo già da qua, i cani già stanno andando. Questa, ragazzi, è la traccia di un cervo. Ecco, ovviamente Toby l'ha fatto sparire, comunque sono riuscito a farvela vedere. Vediamo se ce ne sono altre. Ecco, ragazzi, siamo giunti alla malga, incrociamo le dita e speriamo che sia aperta. Bene, qui ci batte anche il sole. Quindi i cappottini dei cani che sono bagnati, magari riesco ad asciugarli. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Sì! Sì, ragazzi, sì! Sì, 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 sì! Ottimo, 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 ottimo! Vai, bellissimo, bellissimo, grandissimo. Bene, allora veniamo qua, ragazzi, poi ci seguirete tutta la vicenda. Tra me, Floriano, qualcuno dormirà sopra, qualcuno dormirà sotto. Tra me e Floriano, insomma, di sicuro è come se sarete con noi, vi renderemo partecipi della nostra avventura, dei nostri giorni qui nella natura selvaggia, perché così io amo definirla. Amo questo posto, ragazzi, amo questo posto, è bellissimo perché prende proprio il sole questo punto, perché se guardate da tutte le altre parti c'è l'ombra, il sole ci arriva proprio qua, ti metti qui, scaldi, rilassante, senti il rumore dell'acqua. Adesso accenderò il fuoco, mangerò qui, mi faccio un bel panino e poi vi faccio vedere tutte le cose, vi faccio vedere un coltello in particolare che è da un po' che devo presentare sul canale, e poi parlerò anche di altre cose. Adesso datemi qualche minuto per preparare il tutto, accendo il mio fuoco, vi rendo partecipi anche di questo e poi vi faccio vedere. Allora, ragazzi, eccoci, vi parlo un po' del coltello che volevo farvi vedere oggi, sono un po' sudato ma abbiate pazienza. Questo qui, Wonder Tactical Smilodon, molto bello, fodero in Kydex, molto in posizione, come vedete, coltello grande, pesante. Dobbiamo ringraziare, se ce l'abbiamo nel canale, all'amico Andrea che praticamente me l'ha prestato, mi ha detto tienilo quando vuoi, fallo vedere sul canale, fallo vedere ai ragazzi, provalo, usalo, maltrattalo senza problemi e facci pure la recensione. E quindi niente, un pezzo così, ragazzi, dobbiamo ringraziare Andrea che ci ha dato l'occasione di provarlo. Allora, vi do un po' di dati che mi sono segnati qui alla vecchia maniera. Allora, il coltello ha una lama di 18,5 cm, ha un manico di 15 da questo punto al questo punto, 15 cm, lo spessore è 6 mm, 6 mm e 1, comunque molto spesso, vedete? E ha un peso, solo il coltello, di 695 grammi, completo con il fodero siamo a 895 grammi. Vengo un po' più vicino, ve lo faccio vedere, vedete? Bello il fatto che il fodero
ha questo attacco, questo tipo di attacco abbastanza comodo, direi. Esattamente. E lo potete portare al cinturone in questa maniera. Come vedete, io non ho solo questo coltello oggi, perché solitamente non porto mai un solo coltello, soprattutto se è un coltello che non conosco. Ho anche il mio ESI 6 che ho portato oggi. Questo qui è quello mio, modificato, il manico l'ho modificato io, l'ho riaffilato io convesso a rasoio praticamente. Però appunto oggi sono qui perché vi parlo di quest'altro. Eccoci qua. Allora, coltello molto bello, anche il fodero, come vi dicevo, molto molto bello. Ha questa finitura molto particolare, molto bella. Io ovviamente l'ho tenuto maniacalmente perché non essendo mio ci tengo ancora di più. Vedete, grande spessore di manico per mani grandi. Questo qui permette l'impugnatura del coltello in diverse posizioni, arretrata, normale e avanzata, andando col pollice ad appoggiarsi qui. Il dorso dovrebbe essere sfruttabile col Fire Steel, ve lo dico subito. Vediamo un po' insieme. Sì, funziona col Fire Steel, ragazzi. Vuol dire coltello molto 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 bello, lo stesso il fodero, un coltello pesante fatto per usi gravosi che adesso andremo a usare insieme, lo testerò un po', poi vi dirò le mie impressioni. Il manico ha queste fresature per aumentare il grip, che però devo dire non sono troppo aggressive. Il fodero è bellissimo. Vedete, qui oggi ho anche un nuovo zaino, perché comunque mi piace recensire, farvi vedere anche altri prodotti, non solo coltelli. Abbiamo questo zaino qua, in molti conosceranno, è il Savosta. Questo qui è la versione L, però oggi ve lo faccio solo vedere, non entro nello specifico perché farò una recensione a parte, perché in quanto questo zaino devo provarlo più a lungo. Oggi l'ho già provato, me ne sono fatto già un'idea, anche per valutare spazi, trasporto eccetera, come organizzare anche la roba per un'escursione lunga. Lo porterò anche nell'incontro nel weekend che faremo insieme a Floriano, quindi avrò modo di caricarlo, di metterci tutta la roba per l'occorrente per qualche giorno fuori. Solo a quel punto poi vi farò veramente la recensione su questo zaino. Per adesso lo vedete solo. Ok? Andiamo al coltello. Adesso lo andremo a usare e lo vediamo un po' in azione e poi vi dirò cosa ne penso. Allora, ragazzi, qui abbiamo un po' di legna. Ovviamente per terra è molto umido, andremo comunque a processarla con il Wonder Tactical. Diamo un po' di chopping per accorciare questo ramo grande, non è legno durissimo, perché questo è l'arice, dovrebbe essere misto tra l'arice, pino, eccetera, quello che c'è qui attorno, però è abbastanza grande, vedete? Ecco. Andiamo un po' a chopparlo con il coltello. Non, nessun problema, ragazzi, nessun problema. Grazie.
impugnatura, devo dire, comodissima questa arretrata, dà una bella spinta al coltello, che ha una bella potenza di chopping e abbastanza confortevole. Mettila, vediamo anche un po' come taglia nel taglio puro. Anche ragazzi, se un coltello così grande non è proprio, con una lama così larga, non è proprio il suo il taglio puro, però dai. Andare abbastanza bene, ovviamente, per la geometria, per le dimensioni e il peso che ha. Beh, ragazzi, non è la legna più dura del mondo, ma coltello per questi lavori, chopping e buttoning, devo dire che va davvero bene.
andiamo a vedere un po' nei lavori di filo. Vediamo un po' anche nel lavoro di filo come si comporta questo coltello. Cerco un legno un po' più adatto. Stare a favore di telecamera. Sì. E qui ragazzi un po' si paga la mole, lo spessore li fa, però l'altezza della lama, lo spessore e tutto quanto, comunque un po' qui questi lavori li fa, ma non è proprio comodissimo, ci vorrebbe un coltellino da backup. Questo è un coltellaccio da chopping e da batoning. Su sti lavori qui fa un po' fatica, devo dire la verità. Faccio un confronto un attimo con l'Esi 6, che è più piccolo e ovviamente è una lama un po' più sottile. Io l'ho filato a zero, comunque non è la prestazione del filo originale. Questo è un filo che manualmente è stato affilato convex a zero praticamente, proprio perché a me piacciono coltelli che tagliano parecchio. Vedete? Vedete la differenza, l'incisività di penetrazione. Ovviamente per accendere il fuoco a me servono questi adesso. Vedete? Vedete anche nonostante l'S6 non sia un F1, però affilato in questa maniera e la lama abbastanza sottile riesce a fare discretamente bene anche questi lavori qua. Come anche vedete punte. Vi prendo un coltello da paragone giusto perché vedete tendo un po', essendo più spesso al tagliente, ma ovviamente più per lavoro gravoso, tendo un po' a scivolare, a penetrare meno, mentre un coltello più spinto al tagliente, vedete, fare una punta ovviamente la fa molto più rapidamente. Adesso però al Wonder Tactical giochiamoci ancora un po', processiamo questo bel tronco qua, usiamolo un po' più, ancora un po' più a fondo va. Mi piace il fatto che può essere impugnato in diverse posizioni e devo dire che la botta nel chopping è notevole, ragazzi. Ovviamente un coltello di questo tipo, che è molto però più leggero, questo taglia perché è super affilato, perché l'ho super affilato, però
non ha il colpo che ha questo. Ok. Dopo lì sono scelte, se uno preferisce il coltello meno potente per chopping e batoning, ma più risposto al taglio, o se vuole il coltello più da chopping e batoning e meno votato al taglio. Questo fa sì che con questo, bene o male, un coltello così riuscite a fare un po' tutto. Con questo sì, fate tutto, però se dovete fare tanti truccioli e lavoro fino, ovviamente avete bisogno di un backup. Ne sono pochi i coltelli che sono grandi, ma hanno un filo talmente tagliente, talmente affilato da essere anche efficace nei lavori fini. Sono veramente pochi e ovviamente un po' più esposti poi a problemi di sbandieramenti, chipping, eccetera. Ovviamente ragazzi, per un lavoro così grosso con un coltello lo fate, ma credetemi, finché vi fate un fuoco per un'uscita, ok, se dovete farci legna per 2 giorni rimpiangete l'accetta. In sostanza ragazzi, è un coltello molto potente, il filo non sembra aver subito nessun danneggiamento, no, assolutamente, molto potente, molto pesante, i tronchi con cui consiglio di usarli arrivano a questa dimensione, più grandi si fa un po' fatica, ovviamente quelli di questa dimensione ve li cioppa in pochissimo tempo, quindi sotto quel punto di vista è molto
più veloce. Che ha mangiato lei? Vediamo ragazzi anche la punta vedete come è fatta, scende verso il basso, abbastanza spessa. Molto robusta ragazzi anche.
Vedete? Molto molto robusta. Filo sembra perfetto. Vediamo un attimino, prova sulla carta. Sei ancora benissimo, vedete? Filo perfetto, coltello sicuramente molto molto robusto, adatto per impieghi molto gravosi, non proprio praticissimo da portare come peso eccetera, però un coltello sicuramente affidabile. A chi piace il genere, veramente un coltello sicuramente sicuramente affidabile. Allora ragazzi, mentre mi mangio un pezzetto di cioccolata e mi bevo un bel caffè fatto sul fuoco,
vi dico cosa ne penso di questo coltello. È finita. Vi dico cosa ne penso di questo coltello. Allora, ragazzi, il coltello è un coltello grande, pesante, robustissimo. L'acciaio è il D2, temprato criogenicamente dalla Wander Tactical. Ora, se non sbaglio, mi sembra che Andrea mi ha detto così, questo è uno dei primi modelli che faceva Wander Tactical. Quindi, insomma, secondo me c'ha un valore aggiunto, però è un coltello, uno dei primi modelli che faceva Wander Tactical. Coltello che avete visto ha compiuto, come logico che sia, lavori pesanti. L'ho usato per chopping, per batoning, il coltello non ne ha risentito minimamente. Il filo è ancora nello stato praticamente di quando l'ho preso, non è sottilissimo il filo, ma direi quasi giustamente, perché comunque essendo un coltello per uso pesante, andarlo a fare più sottile, più a zero, forse lo esporrebbe a qualche tipo di danno. La manicatura è abbastanza comoda, devo dire, non mi ha dato fastidio. Qui forse quando cioppavo quel legno molto grande tendeva un po' a scappare via, però ecco, io il lacciolo l'ho solo usato così perché a me era scomodo, non un po' troppo corto, o lo spostavo o sarebbe stato meglio usare un lacciolo più lungo. Qualitativamente qui sono materiali eterni, Kydex, micarta, eccetera, quindi è un coltello ovviamente fatto per durare nel tempo. È un coltello particolare, va molto a genere, no? Deve piacere questo genere che contraddistingue Wander Tactical, questi profili molto spigolosi, molto tattico, sono generi, cioè gusti, è come quello che piace la macchina fuoristrada, quello che piace la macchina sportiva, quello che piace, sono gusti. Sicuramente è un coltello che ha anche della sostanza, oltre a tutto l'aspetto scenico, tattico, eccetera eccetera, coltello che ha della sostanza. Io, secondo me, è un buon coltello. Attualmente i prezzi sono molto alti, dirvi se io sinceramente se ci spenderei tutti quei soldi, ma lì ripeto, subentra un discorso prettamente personale, nel senso, ti piace il genere, ci spendi, non ti piace il genere, ne spendi altrettanti magari su altro. È un discorso puramente personale. Il coltello di per sé è valido, è trattato bene, l'acciaio ha tenuto bene, questo D2 della Wander Tactical, il fodero è fatto molto bene. Sicuramente, ragazzi, qui sono strumenti robustissimi, ma che dovete considerare se fate attività dove camminate tanto. Sicuramente una roba del genere non ve la portate, o piuttosto vi portate un'accetta e un coltello più leggero. Anche lì sono filosofie. Quello che spinge all'acquisto di questo coltello è molto personale, questo come di altri coltelli, però in particolare questi coltelli su questa tipologia è molto personale. È necessario per fare outdoor, bushcraft, survival, avere un coltello di questo tipo? No, ci sono mille altre soluzioni. È il coltello definitivo da avere? No, ce ne sono altrettanti validi. È un buon coltello? Se mi piace il genere tattico e caratteristico, perché è un coltello che esce un po' dalla falsariga tipica di un classico coltello classico, possa essere un Randall, un Buck, un Bowie, e allora è un coltello che è affidabile e diventa interessante. Quindi poi la scelta è molto molto soggettiva.
costa abbastanza, perché penso che adesso siamo intorno ai 400 euro. Finiture artigianali, però sicuramente è un prodotto valido. La garanzia, per quello che ne sappiamo, anche altre persone che hanno avuto a che fare, si è dimostrata comunque presente, quindi l'azienda c'è. Se valutatelo voi, io ecco, a parer mio è un buon coltello, coltello tattico, però un buon coltello. Che dire ragazzi, la recensione finisce qua, poi vi farò vedere alcuni scorci ancora magari del ritorno, qui inizia a essere freschetto, io sto come prima col sole a maniche corte, ma è ora di coprirsi. Che dire ragazzi, vi lascio, ci vediamo al prossimo video, poi vi aggiungo qualche immagine durante il ritorno. Un saluto a tutti, ciao! Allora ragazzi, sto tornando e qui siamo già arrivati vicino al fiume. Rispondo a alcune domande che mi sono state poste. Sembrerà paradossale, ma qualcuno mi ha chiesto perché giri con coltelli così, coltelli da sopravvivenza, coltelli. Non lo so, colgo questa occasione per un attimino farvi vedere perché io giro in questi posti da solo il 98% delle volte e oggi io qui non ho incontrato nessuno. Il primo paese ce l'ho a circa centro abitato, ce l'ho a circa 10 km forse. Sì, 10 km dovrebbe essere. 10 km di bosco, di strada, di montagna. La prima macchina la trovo a qui, poi non mi sono allontanato tanto, ho fatto un giro di un'ora e mezzo, ce l'ho a un'ora e mezzo di cammino, ma un'ora e mezzo di cammino sul sentiero di montagna, quindi con scivoloso, dislivello, eccetera, eccetera. Non ce l'ho a un'ora di cammino da il centro commerciale, quindi capite che al momento io oggi non ho visto nessuno, sono qui, qua praticamente, con i miei cani, basta. Sì, non siamo per carità sul fronte di guerra, comunque sia, siamo in una zona selvaggia dove la natura ancora dice la sua, e quindi qui bisogna venirci attrezzati e quantomeno un minimo preparati, nel senso a gestire anche situazioni potenzialmente impreviste. Che vuol dire? Vuol dire che sicuramente io oggi ho pianificato di tornarmene a casa mia e di dormire a casa mia adesso. Andrà così come è andata così tantissime volte. Qualora non dovesse andare così, perché per un qualsiasi motivo mi perdo, eccetera, eccetera, considerando che sono in un ambiente dove telefono non prende, non ho visto una persona, sono da solo, praticamente qui circondato da montagne, fiume, beboschi,
qualora ci fosse qualche imprevisto, quantomeno io devo mettere la mia persona in una situazione di poter gestire un imprevisto. Ed ecco che determinata attrezzatura entra in gioco, è logico che viene portata per questo. Nessuno porta un coltello qui perché deve rapinare la banca, facciamo un esempio, o commettere chissà cosa. Uno porta un coltello qui perché paradossalmente, anche se qualcuno che non esce mai di casa pensa che nel 2022 il mondo giri tutto intorno al centro commerciale, alla piazza del paese, al lungomare, eccetera, eccetera, no, ci sono zone ancora selvagge e persone che hanno determinati passioni, hobby e piaceri, tra l'altro, vanno in queste zone, e in queste zone bisogna andarci quantomeno preparati da un punto di vista conoscitivo, culturale, e anche attrezzati. Non ci si può andare in calzoncini o scarpette da tennis o infradito o con la borsettina Gucci con dentro il tagliaunghie. Qui l'attrezzatura e ciò che tu hai dietro può fare la differenza in una situazione imprevista, perché qui una situazione imprevista ti espone ad un rischio elevato, cosa che se capita in paese ovviamente uno chiede aiuto e bene o male ci si affida, o comunque si spera che qualcuno che ti dia una mano, anche se oggi ormai siamo arrivati a dei livelli dove c'è un menefreghismo e un egoismo totale, però che, diciamo che qualche anima pia si trovi per darci una mano. Qui ragazzi, io se avessi bisogno devo contare su me e sui miei due cagnolini, basta, finito. Quindi capite bene che determinata attrezzatura serve.